Salve, questa poesia che vi leggerò è intitolata All'inizio e la fine. È una poesia che prende in considerazione la nostra crisi ecologica che viviamo profondamente in questo inizio secolo. C'è una prima parte che descrive il mondo che si apre, che nasce con i suoi esseri viventi, con la bellezza della Terra, del pianeta che noi abitiamo. Poi dopo c'è una seconda parte dove questo pianeta che nel suo sottosuolo ha delle ricchezze in minerali, viene continuamente depredato, scavato. Questi minerali vengono commercializzati per arricchire poi un certo numero di persone, quindi è una ricchezza che non va poi all'umanità intera. E quindi oggi, come dire, questa crisi ecologica legata soprattutto alla temperatura, all'innalzamento dei mari, a queste temperature molto aride, secche, che poi favoriscono migrazioni, è un fenomeno che viviamo profondamente ed è preoccupante. Adesso vi leggerò la mia versione poetica della crisi ecologica. L'inizio e la fine. Prima era il buio e la zolla era nera nell'ombra. L'umido coltivava la vita e, prima che il raggio raggiungesse l'amorfo, gli esseri nuotavano e si nutrivano. Poi anche i vulcani spensero le loro coliche di lava e la luce rese vivido l'invisibile. Allora l'acqua, attraversando canali e ruscelli, oltrepassando barriere di sassi, iniziò il suo concerto e tutti gli esseri posero le labbra sulla spuma e si dissetarono. Fu festa e il mondo ebbe gioia e colore. Le stagioni furono la tavolozza e l'universo si truccò con il giallo dell'autunno e il bianco dell'inverno. Poi il tempo, con il suo vento impetuoso, pulì imperfezioni e la natura si fece arte, forma divina, sincope per l'osservatore, calma infinita che si inchina al presente e lo divinizza. I mari si distesero e i gusci portarono dondolando cibo e cultura, conoscenza e crescita. E ciò che prima nuotava nel grembo terrestre si fece vivo e fraterno. L'uomo sapiente che abbraccia e condivide, giustifica e indaga, cercando genesi e provenienza, giustificando e dando senso al suo alito terrestre. Tutto questo fu prima che l'interesse governasse i costumi, l'etica e la politica, giustificato e protetto con armi e dolore, trasformando tra i viventi solo l'uomo, assassino dell'uomo, e ciò che apparteneva al respiro, al palpito, fu cambiato e stravolto, scavato e graffiato con voracità primordiale. E il sole smise di allungare la sua ombra senza oggetti. Forme di colline, simili a gluti femminei, divennero vuote, senza minerali, piatte, immiserendo l'animo e lo sguardo che le percepiva. Grandi agglomerati di affari crebbero e prosperarono, poi vollero controllare denaro, guadagno e animi, e il buio ritornò al presente e al futuro. La nostalgia prese gli animi di tutti e il cuore palpitò e risvegliò occhi e coscienze che si ribellarono. Qualcuno iniziò a zappare dietro la casa. Lungo i muri sorsero ortica e rosmarino, menta e alloro, e fu la resistenza. Buona giornata a tutti.